Salve ragazzi, cari amici russofili, buona giornata a tutti. Quest'oggi è il primo giorno del 2013, il nuovo anno, e è mia intenzione, insieme anche al nostro esperto antropologo specialista in tutte le problematiche concernenti la russologia applicata, darvi qualche consiglio per incominciare bene il buon anno e portarlo a termine nel migliore dei modi. Chiaramente di cuore vi auguro un buon anno, tantissime belle cose, che i vostri sogni si avverino, però questo non basta. A tal proposito passo la parola al nostro sociologo esperto della russologia applicata, Domine Dio. A te la parola. E quindi io come te vorrei augurare buon anno a tutti gli ascoltatori del forum e ricordo ampiamente di quelle le regole da seguire durante l'anno. La prima regola è che se si ha una sgrillettata bisogna prima farla passare tramite una camera di compensazione, che come passo intermedio. La seconda regola qui chiaramente diretta a tutti i nostri cortesi ascoltatori, che noi, per chi non ci sta seguendo, comunque l'uomo, il ragazzo con le buonissime intenzioni che vuole portarsi la propria innamorata in Italia, noi lo definiamo con il termine caronte. Questo per chi non lo sapesse, faccio questa puntualizzazione. Allora, che consigli stai dicendo? Quali consigli stai dando al cosiddetto caronte che volesse portarsi la sua amata in Italia? E il primo consiglio che do è innanzitutto trovare una camera di compensazione, di contattarmi immediatamente, che gliela facciamo lasciare prima un po' nei paesi baltici, in modo da poterla reintrodurre a quella che è tutte le regole della vita italiana e insegnarle alcuni principi di base, come il senso di gratitudine, il rispetto personale e via. Questo perché, come chi già ci ascolta da diverso tempo sa benissimo, comunque tutti gli esperti di fatti circa la russologia, sa benissimo del divario tra le due mentalità, non dico tra le due culture, ma tra le due mentalità che esiste, per cui partiamo da persone che hanno punti di vista e modi di vivere molto diversi, per cui noi sappiamo benissimo che importare direttamente la sgrillettata, portarla nel bel paese in via diretta, sarebbe come far salire in immersione rapida quello che sta a 200 metri sotto il livello del mare, e quello è chiaro che salendo senza passare per una camera iperbarica e tutto il resto, il cambiamento di botto gli farebbe pigliare l'embolia. Esatto, esatto. Per cui noi, per evitare il passaggio traumatico per andare a finire da una cultura all'altra, abbiamo un servizio che in questo caso è espletato dal Domine Dio, che è un servizio, il cosiddetto servizio, che si chiama camera di decantazione per la sgrillettata. Chiaramente so anche da voci di corridoio che il nostro Domine Dio offre anche il servizio opposto, ovvero il servizio per il cosiddetto pellegrino, turista, viaggiatore, che è diretto nei paesi dell'est e per cui punta a trasferirsi là e cambiare vita. Per cui esatto, c'è anche questo tipo di servizio. Esatto, il servizio di consulenza che offriamo, che individua settori di business, opportunità, ricerca. E c'è anche il servizio nell'ambito psicologico, perché il pellegrino, noi sappiamo benissimo che nel suo studio Domine Dio ha approntato anche un reparto di psicanalisi. Dentro questo studio i cosiddetti pellegrini vengono ipnotizzati e indotti a comportarsi nel migliore dei modi una volta giunti nei paesi dell'est. Per cui chi si affiderà a questo servizio verrà ipnotizzato e difficilmente, una volta arrivato là, cadrà in balia di situazioni anomale. Poi, tra le altre cose, anche garanzia di questa gente, vi è anche il cosiddetto servizio pellegrino no problem,
servizio già noto a chi ci segue e che ci ha seguito nelle puntate precedenti. Esatto, esatto, perché ricordiamo che la camera di compensazione serve anche per i nostri amici pellegrini che comunque emigrano a est. E la nostra camera di compensazione ha lo scopo di aiutare queste due persone, queste due figure che vengono da modi e stili di vita completamente differenti. Noi sappiamo benissimo il classico pellegrino che arriva in Russia, la prima cosa che esclama: ehi, guarda, ho conosciuto una donna, Irina, mi ha detto che sono un bel uomo, sono affascinante, non ci posso credere, non ci posso credere. Giorno, Olga mi ha detto che sono affascinante, mi tocca elargire ristoranti, domani in discoteca. E noi sappiamo che il comportamento del pellegrino in Russia purtroppo è un comportamento malato. Noi abbiamo anche tra le nostre conoscenze italiani che vivono nei paesi dell'est e sono lì ancora, dopo anni che ci vivono, conoscono la gente del posto, la cultura, sono lì ancora a comportarsi come il pellegrino che è appena giunto il giorno prima, come il pellegrino che non si è mai mosso in Italia, è giunto il giorno prima in Russia. C'è gente che vive in Russia esattamente la stessa stregua, neanche parlano una parola di russo e nella loro mente malata c'hanno in mente solamente l'idea di andare a visitare di sera i cosiddetti bordellodromi, ovvero i luoghi di incontro tra gente straniera, le cosiddette sgrillettate, che non hanno nulla a che vedere con le brave classiche ragazze russe di casa che tutti noi conosciamo. Sì, esatto, l'altro consiglio è comunque di seguire tutti gli aspetti psicologici che, come noi abbiamo descritto in passato, e di rispettare anche le varie culture che si incontrano, i vari modi di vita, come da noi spiegati, e i vari modi anche di entrare in contatto con la popolazione del posto. E soprattutto di non stupirsi, perché la normalità è un concetto piuttosto relativo e non è un concetto, diciamo, assoluto. Ciò che per la cintola del pellegrino è assolutamente normale, per la cintola della spugna no, e viceversa. Poi il cosiddetto pellegrino all'estero spesso e volentieri si comporta anche da cafone. Noi, per auspicarvi di passare bene il nuovo anno, vogliamo darvi tutta una serie di indicazioni su come comportarsi all'estero. In questo caso voglio raccontare un piccolo evento che poi in fondo può essere visto in chiave di aneddoto, che ho visto l'anno scorso, due anni fa, settembre 2011, l'ho visto. In questo caso ero in Lettonia all'aeroporto di Riga, stavo aspettando un nostro connazionale all'arrivo degli aeroporti, praticamente che rimane nel piano terra dell'aeroporto, lì all'uscita dove arriva la gente, c'è sulla destra, c'è un piccolo posto che può essere visto, una specie di blinaia, un posto dove lì ti fanno i blini buonissimi, si mangiano tantissime cose. Io ero arrivato in anticipo e stavo aspettando questo connazionale, ho detto: ma mi metto qua, intanto mi prendo un tè, mi mangio un blini e aspetto. Quando a un certo punto sento da dietro di me un tipo che canticchia qualche cosa di questo tipo: io con la donna sono più lento, sproporzionato per quanto riguarda la dimensione di sesso, e se trovo la donna giusta. Allora mi giro e dico: cazzo, sto a vedere che lui che è arrivato. Mi giro, figa, guarda, non era proprio il pellegrino che stavo aspettando io già così. E io ho detto: ma come mai arrivi già qui tutto bello baldanzoso, col sorriso sulle labbra? Che cosa sei venuto qua a fare allora?
Ma mi avevi detto che venivi qua per delle ricerche di marketing, per andare in fiera e per visitare tutte quelle cose lì che mi hai detto te. Poi arrivo qua, no, ma Andrea, guarda, tu dovevi vedere sull'aereo, mi hanno messo vicino a della gnocca da paura. Scriveva già qua tutto bello, era già tutto qui bello pronto per fare il pellegrino in giro per la città. Ecco, questo è esattamente come iniziare nel peggiore dei modi l'anno se si va a vivere all'estero anche per una breve visita di turismo, perché non dobbiamo esportare la nostra immagine negativa, se no poi nei paesi dove sono frequentati dall'Italia, per cui parliamo paesi come l'Ucraina, le Repubbliche Baltiche, gli italiani poi vengono malvisti. E grazie a questa gente qui, poi gli italiani che ci devono vivere e fanno anche fatica perché sputtanano la nostra immagine. Ecco, poi già che mi viene anche in mente, ieri proprio anche un lettone di riga con cui ho passato il Capodanno, anche lui mi raccontava di un altro italiano che a riga è famoso, che proprio veramente è l'immagine del pellegrino, per cui alla fin fine la gente nei paesi dell'est comincia ad associare un'immagine negativa a noi italiani e questo ci si ritorce contro, per chi ci deve vivere, per chi deve fare affari. E per chi non ci tiene ad avere un'immagine proprio così negativa. Patrizio, Sì. Sì, te la parola. infatti, considerando il personaggio a riga, posso già immaginarmi pure chi è e posso, diciamo, decisamente anche confermare che è un personaggio mal visto. C'è solo delle cose che queste persone devono anche pensare che il fastidio lo danno a chi ci vive, a chi fa affari, o chi magari è semplicemente lì come un normale turista che vuole vedere l'architettura della città. Allora, quali sono, a tuo modo di dire, le direttive che deve intraprendere il cosiddetto pellegrino viaggiatore nei paesi dell'est per un comportamento consono a noi italiani? Prima di tutto, tentare di controllarsi e dare l'impressione che lui le donne in passato le abbia viste e che non sia arrivato in un paese solo per quello. È una cosa che per molti so che risulta essere difficile, ma basta con calma, un approccio calmo, rilassato, magari prima di partire farsi, non so, anche un giro a donnine, così almeno uno ci arriva già rilassato con un approccio alquanto diverso e di pensare, insomma, che le persone, insomma, che devono vivere lì, vedendo quella masnada o certi atteggiamenti tipo entrata in discoteca o per strada Io una per. volta ne ho conosciuto uno che si era messo a San Pietroburgo sulla Nevsky Prospect. Ehi, hey, how are you? I'm Riccardo, I love you, I'm from Italy, I'm Riccardo, I love you, you are wonderful, I'm Italian. Eh sì, Sulla via sempre questi principale di sono i San classici. Pietroburgo. Sono i classici atteggiamenti da evitare per quale motivo? Perché poi dà l'impressione di essere uno che, soprattutto poi quelli di una certa età, di non aver mai visto una donna. Beh, io ti dico la verità, l'impressione che danno è quella, ma al pellegrino che mi riferisco, cioè più o meno è anche la situazione, ma anche quella, Lo so, ecco perché è difficile, molto spesso la situazione è anche quella, però nel senso uno deve considerare che poi sono una cultura dove il contatto con la donna è quanto normale e quindi essendo il contatto con la donna quanto normale viene preso sicuramente per pazzo, quindi anche se c'è una parte ormonale che scatta, questa parte va tenuta decisamente sotto controllo, Tu dici che perché prima di partire esercitare un po' di training autogeno davanti allo specchio per cercare di autoconvincersi può, diciamo, aiutare dal punto di vista psicologico, ovvero guardarsi davanti allo specchio e dire io sono un uomo, sono dignitoso di me stesso, sono rispettoso di me stesso e ripeterselo in continuazione.
può dargli. Sì, training autogeno, oppure magari procedere allo svuotamento andato e continuato del proprio organo, anche con professione. Quello lì non è che dobbiamo darglielo noi consigli ai pellegrini. Secondo me su quel fatto lì sono bravissimi proprio. Sì, l'unica cosa è molto spesso cercano di farlo prima, dopo il viaggio, quindi in realtà bisogna che lo facciano prima del viaggio. Sì, in modo da non arrivare lì con gli ormoni a mille, poi smettere di fare attività fisica, rilassarsi, la camomillina, proprio cercare... Sennò quando arrivano lì, quelli lì scoprono come prendere una bottiglia di champagne e tu stai lì, la agiti prima di stapparla. È ovvio che poi quando la stappi, quella scoppia da tutte le parti, il pellegrino arriva lì, non riesce più a contenersi. Infatti, va tenuto sotto controllo, con calma, camomille, dormite, niente attività fisica, magari prendere anche qualche chilo, in modo da poter, perché poi si sa insomma che più qualche chilo di troppo ti abbassa anche la libido, in modo di presentarsi là in maniera calma, tranquilla, e dare l'impressione anche di essere una persona civile. Sempre nel consiglio che possiamo dare al pellegrino per un felice 2013, io direi, dopo passeremo anche a sviluppare un discorso sulla gente che va in Russia per coniugarsi, per avere una relazione matrimoniale, però io voglio parlare anche perché sono fatti che io ho visto di persona, e dare dei consigli a tutti coloro che hanno il cosiddetto mignottone in Russia e quindi vanno lì veramente da pellegrini, perché questi qui è gente che in Italia è sposata, è gente che in Italia dà la parvenza di fare una vita normale, però arrivano in Russia, siccome nella loro vita non hanno mai avuto la possibilità di farsi una vita completa questa è gente che è arrivata a sposarsi, ma una vera vita completa dal punto di vista sessuale non se l'ha mai fatta. Per cui arrivano all'estero e vanno a cercare di completarsi in tutti quegli aspetti che loro sono stati carenti e non ci sono mai arrivati. Allora, a me è capitato di vedere il cosiddetto uomo politico, ma potrebbe anche essere un uomo d'affari, un uomo che va per altri motivi, che, conosciuto il mignottone, ci si innamora e gli vuole anche intestare la casa. Lei ha dei fondi e glieli vuole dare a lei da gestire, e lei non solo ne approfitta, ma si inventa anche di quelle storie per farsi dare di più. Perché a me è anche capitato che quel pellegrino, nonostante tutte le sue buone intenzioni, lui, come direbbero a Roma, i soldi gli avrebbe dati. Ma questa qui si inventava anche dei finti arresti da parte della polizia, che gli ha trovato a lei delle accuse che in realtà lei non aveva fatto tutto il resto, solamente per andare ad estorcere a lui altri soldi per la scarcerazione, quando in realtà questa ragazza qui non era mai stata neanche arrestata, era solo un tranello per farsi mandare di più. Allora, il consiglio che possiamo dare noi anche al pellegrino è di stare molto attento a queste situazioni, non dare mai niente per niente a nessuno e arrivare in loco a mente serena, perché di situazioni anomale noi ne abbiamo veramente viste tantissime. Sì, sì, infatti, arrivare a mente serena e non dare mai niente per scontato, e verificare comunque ora e sempre le parole che vengono dette. Poi questa qui è anche gente che in Italia non ti darebbe mai neanche 5 euro così a UFO, cioè è gente che è prima di tutto anche tirchia, perché per avere i soldi in Italia, i soldi ce ne hanno solamente i tirchi, quelli che non scucciano neanche le monetine, però guarda caso, chissà come mai, in Russia nel giro di un quarto d'ora si fanno fregare tutto quello che hanno arraffato, messo via con modo sapiente,
in diversi anni riescono, chissà come mai, in un quarto d'ora a riuscire a combinare delle gaffe incredibili e a capitare in situazioni che in Italia non avrebbero avuto adito, perché è gente che comunque non si fa fregare. Però stranamente io non riesco a capire che cosa sarà, sarà il cambio d'aria, ma non può essere il cambio d'aria perché non ti cambia. Te Patrizio, come lo vedi te questo aspetto? E sono soprattutto sempre il classico caso in cui gli ormoni prendono il sopravvento, ma io anche in questo caso la cosa che posso suggerire è che di controllare come al solito gli ormoni e di considerare sempre che delle regole di base che valgono in Italia valgono in ogni altro paese. Per dire, nel momento stesso in cui in Italia si considera che in discoteca uno tende a conoscere tendenzialmente mignotte, non si vede ad esempio perché in Russia e in ogni altro paese dovrebbe essere diverso. Quindi considerare che questi sacri principi che ci sono stati insegnati in Italia dalle vecchie generazioni valgono ovunque e tenere sempre comunque la barra su quei principi. Ma tutti questi italiani che quando arrivano, magari in Italia anche gente, padre di famiglia, gente anche seria e rispettata, ma tutti questi italiani che una volta giunti in Russia cambiano in maniera plateale e già come scendono la scaletta dell'aereo incominciano ad intonare canzoncine con tono bandalzoso. Come li vedi questi? Io li vedo che sono dei disperati che in Italia hanno una maschera e quando vanno in Russia si levano questa maschera e danno sfogo agli istinti più violenti. Una volta c'è stato un pellegrino del forum che mi ha detto: io ho scoperto cosa voleva dire il sesso solamente a 50 anni. Sì, sì, esatto. Queste persone perché? Perché hanno una vita che è alquanto insoddisfacente e vestono una maschera, quindi appena arrivano in Russia, dico, trovano un mondo che loro non sapevano che esistesse nemmeno. E questo quindi, qui li fa impazzire, gli dà via di matto. Sì, è chiaro che gli dà di matto. Ecco perché a quel punto, dico, il discorso è sempre tentare sempre una via di decompressione iperbarica prima di partire, tenersi sotto controllo e ricordare che questi altri principi che si sono stati insegnati dalle regioni e dalle generazioni precedenti, tipo famoso il principio che le donne sono come le macchine, più soldi hai, più bella e con più accessori la compri, ma costa di più anche mantenerla, è un principio universale che vale sempre. Ma sai, questo è vero, questo principio, però dalla mia esperienza io ti dirò che il pellegrino, tutto sommato, è come la medusa del Giappone, delle isole Kurili, quelle zone lì, che la medusa, lei lo sa che se va con l'alta marea, va sulla spiaggia, si va ad arenare lì, muore, ma non gliene frega niente, il suo istinto è quello di andare lì e la medusa andrà sempre a morire sulla spiaggia, non gliene frega. Lei lo sa che arrivando in spiaggia, se si arena sulla spiaggia quella muore, però non ce la, gli è più forte di lei, quello è il suo istinto e lì andrà a morire. Il pellegrino, tutto sommato, da analisi e studi che ho fatto in un decennio, mi portano a questa considerazione. Alla fin fine il pellegrino segue anche una propria reazione istintiva. Sì, sì, questo è vero, ma ecco infatti perché il controllo di base è tentare di controllare le proprie reazioni istintive. Ricordo, nel senso, quando un altro sacro principio al riguardo, che riguardava sempre, che i nostri vecchi dicevano, è: se tu vuoi una donna, nel momento stesso in cui la tua reazione istintiva ti porta a fare un'azione, fermati un momento prima e fai esattamente l'opposto di quello che il tuo istinto vorrebbe che tu faccia. Quella sarà la via giusta. Suggeriamo anche in questo caso al pellegrino di seguire questa idea: il tuo istinto, la tua reazione istintiva, ferma un momento rispetto al tuo istinto
e fai l'opposto di quello che vorresti fare. Beh, io, come lo direbbe anche una ragazza russa, ti direbbe: tu non dare, tu non seguire i consigli del tuo membro, ma cerca di pensare con la testa tua. Infatti, non seguire quei consigli e cerca di pensare con la tua testa, con le regole del senso comune, perché quelle sono le regole che comunque vanno bene un po' ovunque. Ritorniamo a questo punto al prontuario dei consigli che vogliamo dare al cosiddetto pellegrino. Adesso per il nostro radioascoltatore voglio dare esattamente un quadretto di quello che è il pellegrino diretto nei paesi dell'est. Voi non so, chi ha la mia età sicuramente si ricorderà il videogame, se non mi sbaglio si chiamava Super Frog o qualche cosa del genere, dove c'è la rana che deve riuscire ad attraversare la strada e c'è il traffico che passa. Allora, cosa succede? La rana passa la prima carreggiata e c'è il rischio che finisce sotto la macchina. Poi passa la seconda carreggiata, può passare un autobus e la tira sotto. Diciamo che noi abbiamo dato adesso il consiglio per passare il primo step, ovvero non cadere in balia della cosiddetta sgrillettata. Però questo non basta, perché poi, salvato il pellegrino, cioè non è che ha finito di attraversare la strada, in questo momento lui si trova a metà della strada e lì può passare la macchinetta, quella rossa, trin, e lo tira sotto le ruote e la nostra rana è morta. Allora, il secondo step per passare il pellegrino, perché noi sappiamo benissimo che una volta che non si è fatto fregare dalla sgrillettata, è già lì che esulta e dice: no, no, non mi hanno fregato, sono più furbo di tutti, non mi hanno fregato. Però a quel punto lì viene fregato in maniera per 10 volte di più a seguito di matrimonio in convulso, ovvero matrimonio che lo ha portato a dei risultati a lui non confacenti. Ecco. Che consiglio vogliamo dare al cosiddetto pellegrino che non si fa pregare dalla sgrillettata, però poi se la porta in Italia, se la sposa e non prende le dovute precauzioni e non si mette le mani avanti? È semplice, il consiglio è semplice. Come prima, dominare il proprio istinto e prima di portarla in Italia utilizzare la camera di compensazione che noi forniamo. Però dal punto di vista invece patrimoniale, noi sappiamo benissimo che i residenti in Italia, tutto sommato uomini, sono fortemente penalizzati, perché chiaramente la sgrillettata, lei arrivata in Italia, sposata, guarda sul calendario, fa il conto alla rovescia, passati 2 anni e mezzo, che è il tempo necessario per poter fare domanda della cittadinanza italiana, questo contestualmente il giorno stesso che riceva la cittadinanza italiana corre all'ufficio divorzi e presenta istanza per il divorzio. A questo punto il pellegrino, se non ha preso tutti i dovuti le dovute precauzioni, dovrà anche lasciargli la casa e passargli anche gli alimenti. Adesso, se me la ricordo bene, la storia è così: io in Italia manco da 20 anni di precauzione. Sì, esatto, se c'è un po' special modo, se c'è un bambino deve lasciargli la casa e passare gli alimenti. E in questo caso quale dritta possiamo, perché se non mi sbaglio te offri anche il servizio di far avere il pellegrino in maniera precauzionale la residenza lettone, in modo da non essere più competente per l'Italia per quelle che sono le questioni di famiglia, perché sì, esatto, avendo lui la residenza lettone, lo stato di famiglia è in Lettonia anche quello, e quindi la competenza per le questioni di famiglia non sarà più sotto giurisdizione italiana, pur rimanendo la cittadinanza. Esatto, esatto. Noi forniamo, dico, questo servizio che permette al pellegrino e alla sgrillettata di avere il permesso di residenza lettone, che per inteso permesso di residenza si intende la carta d'identità, e di fornirle nel caso in cui la ragazza faccia il conto alla rovescia per divorziare, fornire anche
tutta la consulenza preventiva su come nascondere tutti i beni e su come mettere al sicuro i beni con un sistema a prova di bomba. Adesso noi sappiamo che matrimoni, prima di tutto c'è da distinguere anche, c'è da fare un distinguo. Generalmente la ragazza russa, quella normale, quella che conosciamo per dire io, conosce Domine Dio e più o meno gli esperti di russologia applicata, non è la stessa tipologia delle ragazze che si prende il pellegrino e si porta il mignottone in Italia, perché il pellegrino, lui arrivato in Russia, preso dalla foga in astinenza, si va a prendere la sgrillettata che veste più tigrato e che mette i brillini e tutto il resto, che va a individuare in discoteca di notte, poi guarda caso neanche le discoteche normali, se a San Pietroburgo ci sono, faccio per dire, o Mosca, ci sono 50 discoteche, lui va in quell'unica o nell'una delle due dove ci sono esclusivamente pellegrini e sgrillettate lì apposta per turlupinare il pellegrino. Per cui se andiamo a San Pietroburgo la discoteca sarà o Rossi o il Kanyushny Dvor o quei posti. Comunque il pellegrino è bravissimo ad andare a pescare il tipo peggiore di sgrillettata da portarsi in Italia, per cui è importantissimo per lui attuare tutta una serie di misure di autotutela per evitare poi problemi dovuti al passaggio del secondo anno e mezzo quando lei potrà ricevere la cittadinanza, perché in quel caso lì il pellegrino che è arrivato in Italia col sorriso sulle labbra, convintissimo di non aver fatto come tutti gli altri, essersi fatto fregare, in realtà poi quello prenderà la fregatura maggiore moltiplicata per 10. Per cui, come consiglio di autotutela per colui che si rende conto che si è sposato non la ragazza classica, normale, quella che conosciamo io e Domine Dio, Compagnia Bella, gli consigliamo anche di usare il cosiddetto pugno di ferro, ovvero ogni tanto patapam e ci scappa un occhio nero, però quello lì è un segno che nella ragazza fa scattare anche quella molla dell'amore che altrimenti verrebbe a mancare, sarebbe solamente un matrimonio di interesse da parte sua. Per quelle che sono le tue esperienze, non so, condividi, cos'è che hai da dire? Sì, anche se c'è da dire che è sempre comunque il discorso che in Italia rischia, perché mettiamo caso che lo becca qualcuno, dico io, il tipo può rischiare. Io suggerirei molto probabilmente di cercare di far balenare nella ragazza la testa, dico, piuttosto che lui è disposto a lasciare, dico, continuare a fare la famiglia con lei nonostante sia un troione, se lei possa contribuire al benessere di casa, perché sì, lui, diciamo, è lo stronzo della situazione, però comunque se l'è sposata. Certo, questo consisterà che il pellegrino dovrà avere stomaco nel domandarsi dove lei porta questi, come lei porta i soldi a casa, anzi deve assolutamente far finta di non saperlo, ma deve considerare di trovarsi di fronte a un appartamento che dà in affitto. Allora ragazzi, toglietevi dalla mente, se siete residenti in Italia, le maniere forti, perché assolutamente queste saranno controproducenti. Cercate di voler bene alla vostra consorte, di non usare con lei le maniere forti, perché comunque lo status quo della giurisdizione italiana vi si ritorcerà contro. Ecco. Allora, un consiglio che vi voglio dare io, che mi è stato dato dai miei amici sardi, se potete anche usare lo stratagemma del cosiddetto matrimonio tibetano. Il matrimonio tibetano è un matrimonio, per esempio, se la vostra sgrillettata è a San Pietroburgo c'è un bellissimo tempio buddista, un tempio che è anche antico perché non è qualcosa di recente, e potete andare lì a celebrare il matrimonio. Il matrimonio tibetano
viene fatto scambiandosi l'anello, si prende il gancetto, quello per strappare, per aprire la lattina di Coca-Cola, vi scambiate quello lì, però ufficialmente in Italia, dal punto di vista giuridico, il matrimonio tibetano non ha alcun valore. Tanto lei che non ci capisce niente, la ingannate un attimino e riuscite con questo stratagemma a tutelarvi, ovvero stipulate un contratto di matrimonio che a tutti gli effetti non ha nessun valore giuridico, per cui quando poi arriverete al caso limite, voi non dovrete niente, lei tornerà da vostra moglie, tornerà ad essere una perfetta estranea, perché adesso ho detto così chiaramente, i figli c'è il legame di sangue, quelli sono vostri legame, il legame di parentela c'è e i figli è vostra responsabilità. Ma l'ha sgrillettata, una volta chiuso e finito il rapporto di matrimonio, non è che è vostra parente o è qualche cosa per voi. Una volta finito il rapporto di matrimonio, quella per voi diventerà una perfetta estranea, non c'è più niente. Per cui a quel punto lì, la sgrillettata, potete anche, nel caso del matrimonio tibetano, dire ok, così ci siamo conosciuti, così ci lasciamo, è stato bello e da Spinania. Sì, esatto, poi consideriamo pure che la legislazione italiana tutela anche questi casi. Ricordiamo che il matrimonio fatto in un paese straniero non può essere registrato in ambasciata italiana se non c'è l'autorizzazione di entrambi. Quindi a questo punto la cosa che suggerirei, quindi senza nemmeno tutto il grosso bisogno di... Quindi che cosa suggerirei? Suggerirei innanzitutto che se proprio bisogna fare qualcosa di non registrare ampiamente il matrimonio in Italia. Perché? Perché innanzitutto in quel caso arriviamo immediatamente solo esclusivamente sotto legislazione straniera. E quindi che cosa succede? Che in alcune legislazioni, come ad esempio la legislazione russa oppure la legislazione ucraina, il matrimonio può essere sciolto in 24 ore. Chiaramente, non facendo però il matrimonio, il pellegrino si troverà vanificato dal fatto di poter portare in Italia, ovvero far da Caronte, per la cosiddetta sgrillettata. Però in questo caso qui, chiedendo aiuto a noi del forum, noi daremo tutto l'aiuto possibile, oppure Domine Dio anche via Skype vi potrà fare tutta la consulenza che vorrete, fornire tutto l'aiuto e il supporto di cui avrete bisogno, per fare il cosiddetto viaggio passando attraverso la Lettonia e fargli avere il titolo di permanenza da un altro paese Schengen che comunque non andrà a mettervi a voi nei guai perché comunque quel paese lì non è Italia. Esatto, che non andrà a metterli a loro nei guai e che oltretutto, nel senso, ricordiamo che grazie ai nostri politici, con un matrimonio non registrato, la sgrillettata può arrivare in un altro paese Schengen, avere documenti Schengen, ma non può avere documenti Schengen italiani. Quindi questo costituisce una seconda fase di tutela. Perché ufficialmente significa che il matrimonio può essere sciolto anche in Russia in Ma 24 scusa Patrizio, ti interrompo, mi sta chiamando Nata, lo aggiungo anche lui alla conversazione così facciamo gli auguri. Uè, ciao! ore. Oh! Ah, no. Snovin Godam! Novin Godam. Beh, l'abbiamo aggiunta alla Ah? conversazione però. Snovin Godam! Ah, come va ancora la suoneria? Buon anno, Andrea! Ah, ok, oh, buon anno comunque. Snovin Godam. No, là, non andava se smonim se appoggia. Ok, direi di... Cioè, c'è stata questa breve introduzione che era una specie di, da quello che presumo, uno scambio d'auguri per il nuovo anno, però poi per qualche motivo tecnico sembra che la comunicazione non ha avuto luogo e direi da riprendere da dove eravamo rimasti. Domine Dio, a te la parola. Quindi sì, suggerisco che prima di registrare il matrimonio, di sposarsi
in territorio straniero, di non registrare il matrimonio e di far passare comunque tutto per la Lettonia, in modo da non avere problemi con quello che riguarda lo Stato italiano e con tutte quelle leggi che riguardano lo Stato italiano, perché ricordiamo che la registrazione del matrimonio dà diritti, dà pubblicità all'atto e quindi dà diritti alla persona, dà anche diritti alla persona. Questo è uno stratagemma che di solito usano i rumeni, che molto spesso ritroviamo che possono, i rumeni risultano anche sposati con più persone, dico, in paesi diversi, molto spesso lo fanno per business, e quindi noi ricordiamo in questo caso di utilizzare questo stratagemma a fin di bene, perché in futuro potrebbero esserci problemi. Oltretutto ricordiamo anche di non ascoltare le persone che consigliano la registrazione, perché possono solo esclusivamente mettervi nei guai. Ok, Domenedì, a questo punto la nostra ranocchia ha passato la prima carreggiata di strada, non si è fatto fregare dalla sgrillettata, ovvero non è finito sotto la macchina, ok, ce l'ha fatta, ancora in vita. Passa la seconda carreggiata di strada, non si fa fregare con il matrimonio, quindi non è rimasta schiacciata dalla vettura che passa, però la strada è larga, c'è ancora una terza carreggiata da svolgere, e qui il pellegrino oramai tutto bello, pimpante, esultante, che fa: toh, non mi avete fregato, non mi avete fregato, la sgrillettata non mi ha fregato, la moglie non mi ha fregato, ce l'ho fatta, non mi ha fregato nessuno. Però alla fin fine noi sappiamo benissimo che poi il pellegrino bandalsoso, arrivato poi a una certa età, ai 50-60 anni, si fa fregare dalla cosiddetta badante, ovvero la sgrillettata che non l'ha fregato prima, quando è arrivata a una certa età, in Italia siamo poco sopra i 40 anni, da sgrillettata si ricicla nella professione di badante e lì mette in atto tutte le sue, i suoi stratagemmi e tutto il suo sapere per andare a fregare il pellegrino. Perché noi sappiamo benissimo, il nostro centro di ricerca della russologia applicata è lì che studia, si inventa sistemi per non essere fregato dalle sgrillettate, però le sgrillettate a loro volta, anche per mezzo di siti internet, sono lì che non dormono di notte per inventarsi come fregare il pellegrino. Allora, che consiglio vuoi dare al cosiddetto pellegrino italico per tutelarsi dalla badante? È semplice, che prima di scegliere, prima innanzitutto di deciderle se pagarla 700 euro al mese, di trasferirsi direttamente nell'altro paese, nel suo paese d'origine, così in modo da poter tenere sotto controllo la situazione. Diciamo, nel suo paese d'origine, in questo caso abbiamo anche un potenziamento del potere d'acquisto della pensioncina del pellegrino, e abbiamo anche maggior tutela, perché generalmente il loro paese tutela di più del nostro il cosiddetto malcapitato. Infatti, perché il loro paese tutela il malcapitato molto più del nostro, quindi seguendo anche le regole iniziali il pellegrino si troverà in una sorta di autotutela di protezione che gli impedirà di essere fregato. Allora, a questo punto al pellegrino noi suggeriamo di andare a trasferirsi in Ucraina, passare gli ultimi anni che sono rimasti ormai il pellegrino già con un piede nella fossa, non è che ha arrivato a una certa età, non è che vivrà in eterno, andare a concludere la sua vita in maniera dignitosa, sì, in un paese dove quei 4 soldi che gli passa la Repubblica Italiana riuscirà a fare la bella vita. Per cui parliamo di Brasile, parliamo di Ucraina, parliamo anche altri paesi asiatici, dove lì riuscirà a vivere una vita tutto sommato dignitosa. Anche la Lettonia è un paese dove tutto sommato, con quei 4 soldi che gli passa lo Stato, anche con la minima, si riesce a fare una vita comunque dignitosa, e nel caso della Lettonia si rimane anche nell'Unione Europea, per cui non vi è la parte burocratica per ottenere
il diritto al permesso di soggiorno a poter vivere legalmente in un determinato territorio. Sì, ricordiamo inoltre tutto che, può, che stando in Lettonia può anche non registrare la propria permanenza in ambasciata e non segnalarlo all'INPS, la sua residenza in Lettonia, e quindi può usufruire quindi del, non solo della parte previdenziale e contributiva, ma anche della parte assistenziale. Noi nel nostro piccolo conosciamo tanta gente che è arrivata a una situazione tipo questa qui, ovvero una situazione dove quattro soldi che gli entrano al mese gli avrebbero dato al cosiddetto pellegrino italico la possibilità di sistemarsi, però per ragioni sempre legate al DNA intrinseco del pellegrino, del soggetto, non gli hanno avuto, non hanno avuto modo in lui di condurlo nella retta via. In questo caso io posso portare avanti l'esempio di un mio conoscente, userò un nome di invenzione, come sapete bene voi ragazzi tutti i nomi di invenzione iniziano con la O, Onofrio, Osvaldo, Oronzo, in questo caso il nome è un nome di pura invenzione, lo chiameremo Onofrio. In questo caso qui Onofrio è una persona che percepisce un tot, diciamo si parla di 400-500 euro al mese, con quei soldi lì in Italia non ha niente, non ci può fare niente, arriverà malapena a pagare le bollette e sarà comunque costretto ad andare a mangiare alla Caritas. Noi sappiamo benissimo che con uno stipendio di 400-500 euro al mese in Lettonia ti puoi comprare anche la casa e riuscire a vivere senza tante preoccupazioni, avendo già uno stipendio nettamente, noi parliamo della Lettonia chiaramente, non Riga ma negli altri posti, nettamente superiore alla gente del posto, per cui riuscirai a fare anche una bella vita. Ma ci sono comunque delle motivazioni che a voi pubblico che ci ascolta saranno anche difficili da spiegare, forse richiederanno un'intera puntata, per le quali il cosiddetto pellegrino, ma perché in Italia ha storie già avviate in più scarpe, così c'ha il cosiddetto piede in due scarpe, gli impediscono di dare un taglio netto alla propria vita, andarsene fuori dal bel paese e scegliere ciò che è meglio per lui. Per cui c'è anche da dire il fatto che noi chiaramente con i nostri consigli cerchiamo di aiutare tutti quanti, dare delle dritte utili a tutti coloro che vogliono veramente migliorare e poter continuare una vita felice molto differente da quella che stanno attualmente svolgendo in Italia, però ci sono delle motivazioni per cui il cosiddetto Onofrio di turno sceglie comunque la via che per lui è quella peggiore, proprio perché nel suo modo di pensare ci sono sempre delle cose che non vanno. A tal proposito, Domine Dio, te che consiglio vuoi dare al nostro radiospettatore? Io voglio dare il consiglio di seguire comunque ora e sempre il senso comune, di non lasciarsi legare da storie, dai piedi in due scarpe che possono esserci, da ricordarsi che comunque l'Italia non è una madre affettuosa, è piuttosto una matrigna cattiva che tratta comunque male quelli che sono i suoi figli. E quindi in base a questo di ragionare, ricordarsi che non siamo norvegesi, non siamo inglesi, non siamo tedeschi, siamo italiani. E quindi avere sempre comunque una sana diffidenza nei confronti dell'idea che può balenare di rimanere nel proprio paese. Adesso noi in questa radio puntata abbiamo detto delle cose che potrebbero sembrare anche molto inconsuete a chi ci ascolta, però vi posso garantire che veramente l'italiano è un pellegrino. In quest'epoca, da dati che mi giungono dove mi trovo ora in Lettonia, anche da voci di corridoio, mi dicono che attualmente il cosiddetto pellegrino italico in Italia è assaltato da
badanti ucraine, altro genere di donne che cosiddette classificate come sgrillettate, compagnia bella, che si trova turlupinato in situazioni veramente al limite del paradossale. Noi stiamo assistendo in un periodo in cui pellegrini tirchissimi che hanno messo da parte dei distretti gruzzoletti si sono visti costretti a dare tutto in mano all'ospite straniero in quel modo lì. Noi con le nostre puntate radiofoniche vogliamo fare un caro regalo a tutti i nostri amici, dando loro dei consigli per non rimanere fregati e cercare di fare di far rimanere con i piedi per terra e legati alla realtà. Purtroppo la realtà a volte non è bella, riserva anche degli aspetti molto negativi, però l'importante è riuscire a essere consoni degli aspetti negativi che può rappresentare la realtà in cui si vive e il posto in cui ci si raffronta. Per cui, cari amici, il mio auspicio per tutti voi, per poter passare un bellissimo nuovo anno, l'anno che verrà, per poterlo passare serenamente, è quello di ascoltare e seguire i nostri consigli, che anche se possono sembrare magari poco ordinari, vi daranno sicuramente delle utili informazioni per poter vivere un bellissimo anno. Con questo voglio chiudere, passo la parola a Domine Dio per il saluto di fine trasmissione. Io faccio gli auguri e come al solito ricordo a tutti quanti che sì, se serve siamo qui. Ragazzi, alla prossima!